Salve a tutti, Wachikebari! Bentornati su My Little Pony Maritime Bay Adventure! Andiamo avanti da questa parte! Stelline e stelline mie care, ci siamo! L'altra volta abbiamo aiutato Itch con il suo cartellone del maleagurio. Ho sbloccato qualcosa di nuovo che non so esattamente cos'è. Si continua con questo gioco ovviamente, che devo dirvelo, mi sta piacendo. Ok. Ok, vediamo un po' se posso mettere qualcosa di nuovo. Ok. Se mettiamo anche questi occhiali così. Ed ecco qui la nostra Sunny, che è bellissima. Oh, attenzione che qua sotto abbiamo anche altro, Ok. Oh, ok, questo è per ritornare sopra, immagino. Esploriamo per bene la zona, cari ragazzi. Ok, sali, sali sopra, perfettissimissimo. Ok, altro qua, molto bene. Ho sbloccato quello, aspettiamo prima di andare, che c'è altro da vedere. Molto bene, si vola. Che bel calcio, Sunny. Sunny Power. Ho dimenticato qualcosa. Ora ho preso tutto, diciamo. Sì, ho preso tutto. Salve. Ah, cadetta Star Scout, ho sentito parlare di te. Mi conoscevi già, Zoom. Ti ricordi? Questi non sono dettagli importanti, cadetta. Sei qui solo per un'analisi delle tue abilità motorie. Le mie cosa? La tua destrezza in una corsa ostacoli avanzata. Oh! Sei pronta? Via! È la stessa cosa dell'altra volta, ragazzi, Molto semplice. Semplice un corno. Guarda cosa ho fatto. Ho sbagliato completamente. Ok. Ok, tanto ragazzi c'è tempo, possiamo fare tutto quanto lentamente. E io sbaglio ovviamente perché non ci vedo. Allora, scusate, è abbastanza brutta, però ci ho fatta. Bene, 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 sono colpito. Ho fatto schifo. C'è una speranza che tu riesca a diventare una volatrice provetta. No, nah, non è vero. Ecco la tua ricompensa. Va bene. Ehi, quelli sono i miei pattini. Li stavo cercando. Non c'è di che. Beh, grazie. Cioè, guardate adesso Sunny con questo stile. È assurdo. Puoi equipaggiare i tuoi pattini premendo questo pulsante. Se vuoi rallentare, puoi toglierli premendo questo pulsante. E sulla tastiera com'è invece? Non chiedetemi quale pulsante ho premuto, non ne ho idea neanch'io. Ciao, Itch. Gli animali hanno qualcosa di strano. Tre granchi sono arrivati fino a qui dalla spiaggia. Potresti radunarli qui così potrò tenerli d'occhio? Al contrario dei coniglietti che saltano per scappare da te, i granchi ti seguiranno. Devi evitare le pozzanghere di fango. I granchi adorano nascondersi al loro interno. E li tieni insieme ai conigli. Complimenti. Ok, vieni, vieni, vieni. Beh, andiamo molto non più veloce. Così male. Ah beh, posso passare di qua, è vero? Eccoci qua, Itch. Un altro. Granchio per te. E andiamo a prendere lui. Ok, piano, 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 pianissimo. E ce l'abbiamo fatta. E con questo fanno tre. Ottimo, Sunny. Sei piuttosto bravo. Grazie. E questi granchi mi hanno fatto venire un'idea. Benvenuta al nuovissimo raduno dei coniglietti e dei granchi. Più coniglietti e granchi radunerai all'interno della porta, più il tuo punteggio sarà alto. I granchi si nasconderanno nelle pozzanghere di fango, perciò fai attenzione. Sei pronto? Fantastico! Ma non hai alcuna possibilità di battere il mio record. Staremo a vedere, amico. Ma guardate quanto è bella Sunny. Troppo trendy.
Vabbè, oh, i granchi sono una cavolata allora, se mi seguono. Ok, venite voi. Non posso usare i pattini qua? No, per niente. No, venite granchi. Grazie. No, i granchi sono da questa parte invece. Conigli di qua. Granchi da questa parte. Conigli. Veloci. Ok, tu amico devi venire con me. Anche te, grazie. Molto bene. Ok, qua è un bel casino, ma se riusciamo tutti dentro, grazie. Via, Mr. Crab, veloce. Na 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 na. Eh no, tu piccoletto, devi muoverti. Ok, qua è un bel casino in realtà. Tutti dentro, cari. No, non è neanche troppo difficile. Aspettate che abbiamo lui da mettere via. Ok, abbiamo finito con i granchi. Si passa ai coniglietti. Super carinissimi, diciamo. Venite. Ok. 179. Venite, granchi, forza. Ma andiamo. Ok, mancate soltanto voi due. Oh mio Dio, ok, tu vai dentro subito, grazie. Beh, complimenti. Puoi anche andare. Ora il tempo scadrà molto più velocemente. Ragazzi, ci sto provando, ma è difficile. No, abbiamo perso. Abbiamo fatto comunque un buon punteggio. Ok, faccio molto schifo a questo, Davvero fantastico. Ho sbloccato Itzy. Wow, Sunny, sei stata davvero brava. Sei sorpreso? Io? Nah. Puoi dirlo? D'accordo, forse sono un tantino colpito. Ah, lo sapevo. Sceriffo Itch, un'altra orribile minaccia incombe sulla città. Cosa? Di che si tratta stavolta? Dei conigli infuriati si sono riuniti su Main Street. Stanno bloccando l'ingresso a Beach Cove. Controllerò, ma non può essere una cosa seria. Oh, è molto seria, sceriffo Itch. Sunny, puoi andare a controllare? Ti raggiungo tra poco. Sì, sceriffo Itch. Ah. Sarà meglio che torni in Main Street e vada a controllare quei coniglietti. Ma ragazzi, no, dico sul serio. Sunny con questi occhiali. Mitsuga è più dura delle dure delle dure, è proprio una bestia totale. Io ragazzi rimango con questo outfit, non mi interessa. Bellissima, eh. Ok, perfetto, lui si fa i selfie. Oh ciao. Torniamo da questa parte, immagino. Sprout è arrivato all'improvviso a rompere le scatole. Eccolo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Yeah. Stiamo vivendo un periodo davvero spaventoso. Non uno, ma ben due criminali vagano a piede libero in città. Lunatico. Stiamo indagando sul caso, ma tutto ciò che posso dirvi per ora è che i criminali non sono cittadini di Maritime Bay. Visto che nessuno dei due è un rispettabile pony terrestre, non c'è nulla da temere. Ma restate sempre allerta! Che sguardo, Sunny. Bene, Sprout sta facendo come nel film, State tutti calmi! Che succede? Ok. Cosa stanno dicendo? Si chiama Marcel e ha delle richieste. Dice che hanno bloccato la strada e non se ne andranno finché non avranno ottenuto ciò che vogliono. E cosa vogliono? Oh, ok. Sto un frullato extra fresco. Oh mio Dio. Un frullato. Potresti andare a cercarlo. Io li terrò d'occhio. Un frullato, d'accordo. Un frullato extra fresco in arrivo. Quanto minacciosa.
Frullato per il capo dei conigli, d'accordo. Signore dei frullati, era da questa parte, giusto? Sì. Extra freschi, eh? Certo, ma sono delicati. Dovrai consegnarli molto velocemente, o si scioglieranno prima che tu possa dire acci criniera. Sei pronta? Andiamo! Certamente. 3, 2, 1, via! Oh mio Dio. Meno male che ho i pattini. Beh dai, facilissimo. Ecco fatto. Cosa? Un'altra richiesta. Beh, mi sembrava facile. Occhiali da sole fighi. Va bene. Gli occhiali da sole fighi? Come Sunny. Beh, sono qua. Oh, sei di nuovo tu. Vuoi un paio di occhiali da sole, eh? Che ci vuole? Sono riuscita a rovinare il tuo fiore. Puoi farlo ricrescere? Certo. Certo. Perché diciamo le stesse cose io e Sunny? Boh. Grazie, tieni. Adios, occhiali fighi per il nostro capo. D'accordo, ora puoi andare. Dice di avere un'ultima richiesta. D'accordo. 3 palloncini, per cosa? Ok, d'accordo. Sì, 3 palloncini. 3 palloncini. 3 palloncini sia, ci penso io. Andiamo, Sunny. Ragazzi, 3 palloncini dove? Ah, uno è qua. Un palloncino? Ora ne mancano 2. Ne resta solo uno. Dove ne ho già visto un altro? Non ne ho idea, ne manca uno, infatti. Da qua. Potevo prenderlo subito, in realtà. E 3, vado a portarglieli. Ecco fatto per i coniglietti. Ecco fatto, ricattatore. Bravo. Davvero ha abbandonato i suoi amici? No. Non credo che abbia dei veri amici, Sunny. Poverini. Beh, ricordate che potete sempre contare su di noi, ragazzi. E la strada è stata liberata. Di volo di Zippa Bichko. Benvenuti a Winx, la famosa scuola di volo di Mertine Bay. Qualcuno è contento? È stata un'idea di mia madre. Non chiedermi di fare i salti di gioia. Beh, a quanto pare ora sono una cadetta. Yeah! Ho visto che hai superato i primi test. Sei quasi pronta a volare. Parla con Thunder e Zoom per i tuoi ultimi incarichi. E vedremo se riuscirai a battermi in una vera corsa. Vado già molto veloce. Non posso tirarmi indietro ora. Staremo a vedere, cadetta. Ti aspetto sulla pista di decollo. Quelle ali saranno mie. Cos'è questa cosa? E siamo a Beach Cove. Interessante. Ho sbloccato altro. No, ragazzi, io mi tengo questa Sunny. Ok, questa l'abbiamo presa. Molto bene. Oh, attenzione. Ok, qua c'è il riciclaggio. Uniciclaggio, scusate il termine sbagliato. Non volevo offendere i fan di My Little Pony, chiaro. Molto bene. Ok, fatto. Va bene. Prendiamoci anche queste stelle qua. La farfalla mi rompe le scatole come ogni volta. Molto bene, molto bene, molto bene. Oh, ho sbloccato un nuovo cappello. Forse potrebbe anche starmi bene. Non ne ho idea, vediamo. Questa spiaggia l'ho vista nello speciale di Netflix, sempre. Ormai mi piace tanto andare con i pattini. Troppo bello. È una spiaggia molto incasinata, direi, eh. Bravi. Ok, parliamo con lui. Guarda un po' chi c'è. Cadetta Star Scout. Questa è l'ultima corsa a ostacoli. Sei a un passo dal raggiungere nuove altezze.
Sei pronta per affrontare la sfida ad alta velocità? Ho già notato il cartellone. 3, 2, 1, via! E si parte! Ecco, abbiamo già sbagliato! Sì! Oh mio Dio, mi stai prendendo in giro. Mi sto sbagliando così tanto? Ok. Vai, 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 vai. Ok, attenta. Va bene. Oh, è di qua che si va, maledizione. No, porca misera, ho perso tempo. Ok. Forse, ragazzi, si può fare? In questi secondi? Su tastiere peggio. Vabbè, ho vinto comunque, però. Che schifo. Ben fatto, cadetta. Non è vero. Faccio schifo. Oh mio Dio. Torniamo con i passi normali, grazie. Quella saluta qualcosa che non capisco cos'è. Mamma mia. Che caldo che fa, ragazzi. Fa troppo caldo. Boh, non lo so. Oh, c'è altro qui. Wow, questa spiaggia, questo mondo qui è davvero grande. Oh, c'è Ruby. Cosa ci fa Ruby qua, ragazzi? Non ne ho idea. Ho detto che posso farcela. Sonny, i miei fan sono rimasti entusiasti della parata. Li hai lasciati di stupido. Nemmeno male. È proprio grande, eh. Guarda che roba. Sono un casino di stelle qua. Proprio bello, 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 bello. Forse troppe stelle. Sblocchiamo robe. Ma guarda quanta roba c'è. È la mamma mia. Ok. Benissimo. Ed ecco fatto. Voi divertitevi. Io ora vado. Io non ce l'ho con nessuno, ma adoro verniciare i cartelli. Va bene. Se c'è un criminale, terremo gli occhi aperti. Ma i criminali sembrano essere un unicorno e un Pegaso. Come faccio a sapere che non proteggerai la tua gente, eh? L'ultima volta che ho controllato, essere un Pegaso non era un crimine. Tutti i Pegasi e gli unicorni sono sospettati, signore. Mamma mia, che rompi. Che succede? Un altro atto vandalico. Il murale dell'Accademia di Volo è stato vandalizzato. Capisco. Sì, dobbiamo trovare i testimoni. Esatto. Sì, certo. Farò delle domande in giro. Chissà perché Sprout è sempre colui che è ogni volta sulla scena del crimine. Non lo so, ragazzi, ma questo è tutto per questo episodio di My Little Pony Mountain Bay Adventure. Nel prossimo episodio scopriremo chi è il colpevole e andremo avanti. Ciao, ciao! Yeah!